È inesorabile il calo del volume di affari riguardante la compravendita di immobili in Campania, ma la provincia di Salerno va in controtendenza. Sono queste le somme tirate dal centro studi ANCE Salerno sulla base del report trimestrale OMI, l'osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, che è stato pubblicato lo scorso 25 settembre. L'unica eccezione è rappresentata proprio dalla città di Salerno, più 4,7% in provincia e più 3,7% per l'area urbana. I dati regionali si inseriscono in uno scenario nazionale che evidenzia lievi segnali di ripresa nel secondo trimestre di quest'anno. In linea complessiva in province e capoluoghi la contrazione si attesta all'1%. In Campania le maggiori criticità si registrano nel Sannio, meno 13,2% nell'intera provincia di Benevento e meno 34,2% in città. Ma anche nelle altre zone il settore è in caduta libera, nel Casertano meno 10,8% in provincia e meno 9,2% per il capoluogo. In Irpinia meno 0,4% nell'area limitrofa e meno 6,7% ad Avellino città. Anche a Napoli resta il segno negativo con un calo dell'1,6% in periferia e del 6,3% in città. Dunque solo a Salerno, riferiscono dal centro studi, grazie alla composizione di un'offerta molto variegata dal punto di vista delle nuove costruzioni, c'è stata una chiara inversione di tendenza. La calmierizzazione dei prezzi e uno stock di invenduto molto ampio spiegano l'inizio di una dinamica positiva nel capoluogo e nella provincia salernitana. Per Antonio Lombardi, presidente di ANCE Salerno, bisogna stimolare la concessione di mutui alle famiglie e alle giovani coppie. Occorre incentivare ancora di più, sottolinea, la ripresa dei mutui per l'acquisto di abitazioni e senza un disegno organico di politiche creditizie mirate alla domanda di acquisto da parte delle giovani coppie non si riuscirà a rianimare la filiera dell'edilizia.